Buonasera signori, siamo qui collegati al Torsa Piazza Stadium per vedere la seconda partita della fase gironi del torneo Tiki Taka, che vedrà scontrarsi Monterosi e Torsa Pienza. Buonasera cari genitori, ci sono anche io. Torsa Pienza che ha organizzato questo torneo, a settembre si scambiano in 5 le due squadre oggi in campo. Avversari. Inizia la partita, primo tempo, poi vediamo una rimessa di Feliziani che va sul numero 7 Mauto, cross in mezzo per Mascagna che la prende preciso e solo all'ultimo, adesso va subito ad esultare il numero 9 bianco rosso, grande comunque assist di Feliziani, grande cross al numero 5 ex Lazio, che si ripaga diciamo di un debito che gli aveva fino a padre. Qua. Però ricordiamo la regia di chi ha segnato. E qui ha segnato Mascagna, non tondo. Poi intanto grande recupero di Mauto, Maida intercetta il pallone, poi provano a recuperare il pallone del Torsa Pienza, ma ci pensa Fasciani che tenta un cambio di gioco verso Mascagna. Ottimo il tentativo, ottimo. Ottima, diciamo, ottimo anticipo. Ottima giocata però anticipata. Qua palla che va tra i piedi di Maida che prova un tiro che trova i piedi di un giocatore del Torsa Pienza, palla che ritorna a Mannocchi che gira verso Mascagna che torna indietro, c'erano due giocatori del Torsa Pienza, palla per Fasciani, qua grande finta a giocare verso Peri che prova il passaggio per Maida, recupera nel pallone ma Maida grande contrasto che dà la palla a Feliziani, però qua Mauro vediamo ottimo sempre il giro palla del Monterosi, sì. Qua Mauto si schianta a terra, si immola per la squadra, pur di recuperare un pallone, però non ci riesce. Rimessa dal fondo per il Torsa Pienza che prova un lancio lungo, intercettato da Monaci. Qua ancora Mucchio, palla intanto tra i piedi di Mascagna che prova ad allargarsi, fintruna. Poi prova il cross, ma non trova purtroppo nessuno. Qua mette giù bene Mauto che allarga verso Monaci. Monaci ancora per Mauto. Fallo laterale in onore del Torsa Pienza. Qua un altro lancio lungo Feliziano in testa. Mette in fallo laterale. Comunque baluastro della difesa. Se dice baluastro, sì. Baluardo, no baluastro. Nel frattempo qua il Torsa Pienza continua ad attaccare, grande finta sul capitano del Monterosi. Anticipo di Mascagna che prova che se ne va a ripartire. Ma io lì e dico sempre: se affondi, fonda per bene, affonda, no? Qua cambio il gioco di Mascagna, mezzo cross per Mauto che trova Monaci. Grande, accidenti, c'è stava grande paratona del portiere del Torsa Pienza. Bravissimo che dato. Però Monaci troverà il gol più tardi. Palla di Mascagna che torna indietro verso Fasciani. Fasciani che avanza, grande il lancio verso Formaggi che torna indietro. Formaggi balla su se stesso, prova il tiro, calcio d'angolo, grande lancio di sì, grande numero anche 4 stop del numero del 10, numero 10 eh. La prima punta Flavio Formaggi, qua chiama lo schema Maida, chissà quale schema è. Sì, chissà. Tanto qua trova la traversa, Mascagna al volo, vicino alla doppietta. Vicino alla doppietta, però la traversa gliela nega. La traversa gliela nega. Un grande stop di Feliziani che prova un esterno destro. Un tiro al volo che diventa un assist, sì, per il numero 10. Per Formaggi. Che viene anche messo a terra dall'avversario. Sì, però grande parata del portiere. Il Torsa Pienza, qua sempre dalla bandierina Maida, come sempre, cross in mezzo. Chi cerca di schiacciare Fasciani, sì, liscia, però un tiro smorzato tra i piedi di Mascagna. Sì, che però prova a rimediare con questo cross che non arriva mai. Maida non aggancia. Maida non aggancia. Qua stop di Maida, ne dribbla uno. Ottimo scambio, bello, bellissimo. Maida! Bello, bravo. Golasso di Maida sotto. È stata un'ottima triangolazione tra Maida e Peri. E poi la chiusa di Maida, un peccato. Visto che non conosce la lingua di Nardi, penso di Maida. Nel frattempo qua. Ricordiamo che c'è stato un fallo, sì, mentre ancora c'è l'esultanza per il gol di Maida. Il mister si avvicina a Mascagna. Ci ricordiamo che comunque ha segnato Maida. Sì, ha segnato Maida. Poi rimessa laterale, palla tra i piedi di Maida, ne salta uno.
prova il cross fermato da un difensore del Tor Sapienza. Qua Maida al volo che trova la vignetta e anche un gran gol. Siamo c'è ancora la grande esultanza sotto di fuori di gol di nostro amico, amico e assistente. Però Maida trova un gran gol. Intanto l'azione prosegue, l'esultanza va ancora avanti. Fasciano, palla per Maida, intanto ricordiamo sempre che ha segnato Maida. Maida, certo. Palla per Mascagni che prova ad allargarsi. Con una spallata si libera. Una spallata si libera, triangola con Formaggi, però non si, palla, che non si libera. Palla, diciamo, in fallo laterale per il Monterosi, qua Mascagni. Qui la svirgolata, sì, via. Sì, infatti. Una bella mozzarella. Formaggi che allarga su Feliziani, prova per Mauto. Per Mauto, palla forse un po' troppo centrale. Però si gira al volo, sì, non ci pensa due volte, non ci pensa. Mauto trova Peri con un grande pallone, viene fermato, qua si gira in modo egregio il giocatore del Tor Sapienza che però viene fermato da Monaci. Mauto che Mauto scivola. Stenta ancora, Mauto. Stenta ancora dalla distanza. Formaggi, grande appoggio su Fasciani su questo fallo laterale che prova un cross. Sciabolata, come dire bene. Sciabolata morbida. Modo non ci arriva, ma ci arriva Feliziani. Sì. Sinistro sul fondo. Ci sembrava gol. Sì, ci aveva quasi illuso. Comunque, per grande gol. Cross di Fasciani, numero 4. Nel frattempo, qua prova a reimpostare il Tor Sapienza. Monaci li ferma. Monaci che questa volta non perdona, questa volta un sacco in rete, 4-0. Dopo aver recuperato il pallone, Monaci riesce anche il primo compagno che si manda. Intanto l'esultanza scorre alla grande su questo supporto dalla regia. Ancora palla tra i piedi di Monaci. Che si pallonigia il pallone, ricordiamo che il gol era di Monaci. Quel cross di Mascagna che trova tre difensori davanti a sé. Qua prova a ripartire il Tor Sapienza, ma chiusura grandiosa di Fasciani. L'ottima difesa del Monterosi non lascia passare nessuno. Non lascia scampo. Qua Mauto trova un grande inserimento, prova ad allargare su Mascagna che controlla due volte, cross in mezzo. Trova Formaggi che qua c'è una mischia. Forse se voleva una calcio d'angolo. Il mister Maida, presidente dell'Ajax di Roma, dà indicazioni alla squadra di biancorossi e Monterosi. Stop di petto di Mascagna che si appoggia su Maida. Maida si ragiona, guarda intorno, ragiona, ottimo. Grande finta, va dall'altra parte. Si guarda. Palla allargata su Feliziani, grande dribbling, un altro dribbling di Feliziani che può andarsene via. Grande falcate, grande falcate sicuro allarga, di sé, allarga il pallone su Monaci che trova Peri però anticipato purtroppo da un difensore del Tor Sapienza. Qua vediamo Formaggi che passa in mezzo a due in modo sublime. Poi pallone per Mauto, palla troppo alta. Mauto che non riesce a trovare il gol, sì. Peccato perché varie sta disputando una buona gara. Il numero 7 del Monterosi, palla cioè rimessa laterale per il Tor Sapienza sulla loro destra. Peri che anticipa con questo colpo di petto, continua Peri, avanza Peri, palla allargata su Formaggi, controlla, la mette in mezzo col sinistro, si gira al volo e gol, grande girata di Peri. Tanto la regia sotto che ci dà con questo gran gol. Gran gol di Peri, grande girata con il mancino, sì. Tra l'altro il suo piede debole. Intanto rimessa laterale dalla sinistra del Tor Sapienza. Gli avversari in qualche modo, però ricordiamo che il gol. Ma no, ci fa una finta. Nel frattempo finisce il primo tempo. Il gol era di Peri, Il gol era di Peri, non di Toldo. Finisce il primo tempo, nel frattempo. Come hai visto le squadre al volo? Ha dominato molto il Monterosi. Sì, io l'ho visto sicuri, ben disposti, un giro palla veloce, tutti in panchina che discutono con il mister, pronti a ritornare in campo. Vedremo adesso che i giocatori che torneranno in campo nel secondo tempo, che stavano in campo anche nel primo tempo, sono Maida e Fasciano. Eccoli proprio i due che scambiano il pallone in questo momento. Palla tra i piedi di Maida che allarga su Gnazzi, prova
con una gran corsa a Gnazzi, che però viene poi purtroppo fermato da un difensore del Torcia Bianca. Allora, per il mago Pontoni che allarga su Fasciani. Fasciani ancora che si appoggia ancora sul Pontoni, prova il lancio a cercare Ripani, che però diciamo, non va a buon fine. Ecco Mauro che si appresta a recuperare il pallone con questa mezza rovesciata, che cerca Ripani, ancora palla a campanile verso Matani, che però trova il difensore del Torcia Bianca. Un Fasciani che si appoggia sempre quanto basta, sì, con quella poi fallo di Fasciani, che però purtroppo questa volta commette fallo, batte la prova nel destro, trova la barriera del Monterosa. Sì, colpito forse Ripani. Sì, non forse so Ripani. Se... Intanto Fasciani, grande intervento, non è calcio d'angolo. Non la mette uscire fuori. Qua De Simone, grande falcata sulla fascia destra. Vola sulla fascia. Palla per Gnazzi centralmente, che prova ad allargare. Giro palla verso ancora. Pontoni di prima, verso Ripani, che però non è anticipata dal portiere del Monterosa. Peccato. Fasciani qua sbaglia il passaggio, purtroppo provano un pallonetto, ma anticipo di Pontoni che salva sulla linea. Questo è un gollonzo, via, diciamo un gollonzo. Accorcia le distanze il Torcia Bianca, 5-1. Quindi diciamo che l'esultanza da parte della regia, sì, della regia il gol della, non c'è. Il diciamo, gol della bandiera forse. Pontoni di testa a mettere il fallo. Accorcia le distanze. Altro controfallo questo sarebbe. Intanto De Simone prova a contrastare, la si scivola però. Ma qui si avvicinano al raddoppio. Sì, diciamo... rischio per i biancorossi di Maida in questo momento. Palla per Eusebi, il numero uno, che chiede alla squadra di salire. Eusebi rimetterà forse lancio lungo a cercare Gnazzi, che però diciamo non colpisce di testa. Palla però ancora tra i piedi di Gnazzi, prova a cercare Maida che non controlla purtroppo bene. Palla allargata per il Torcia Bianca, palla sul fondo, si avvicina sempre di più al secondo gol. Sembrano voler risalire un pochettino. Secondo gol che non troverà poi il Torcia Bianca purtroppo. Cioè purtroppo per loro. Per loro. Pontoni di sinistra ad allontanare, qua può far salire la squadra. È il numero 3 del Monterosa. Quindi si incespica il portiere pressato da Ripani. Da Ripani che non molla un centimetro. Qua Mascagna recupera il pallone di sinistro, trova Gnazzi che trova la schiena di un difensore del Monterosa. E la rimessa dal fondo. Perché rimessa dal fondo? Perché c'era un calcio angolo per noi, ma Gnazzi intanto recupera il pallone. Non ce li danno, quindi quando c'è il calcio d'angolo prendeteveli. Grande uscita del portiere intanto su questo intervento in mezzo. Pontoni di testa, ancora Pontoni con il sinistro. Appoggia al centrocampo. Sì, intanto un mucchio qua. Matani per Peri, palla alta. Peri che lotta al centrocampo, ma qua, viene atterrato dal giocatore. Viene atterrato dal numero 2 del Torcia Bianca. Sì, che non... che menava. Non si accinge neanche a chiedere scusa, diciamo. Sì, Matani qua cerca di recuperare qua Matani il viene atterrato in modo abbastanza evidente, però sì, la reazione va anche viene a fermata. Terra Matani. Il portiere è il nostro portiere, insomma. Sì, Andrea aveva fatto un grande intervento. Ha fatto un grande intervento. Rieccolo Andrea che dà la palla al numero 10 Peri. Palla per Mascagna, cerca di rientrare sull'altra fascia verso Feliziani, che chiede la palla, se la giusta, prova il mancino. Peccato perché era buono, però sì, poco potente. Dopo un rimbalzo il portiere controlla tranquillamente. Qua prova ad avanzare il numero 9 del Monterosi. Qua forse palla. No, la palla era un po' moscia, diciamo come cross, però la palla era nettamente ancora in campo. Palla di prima verso Matani, numero 11, uno dei veterani del Monterosi, che la dà di mancino per Peri, che cerca Gnazzi però non lo trova. Ottimo, qua ancora Pontoni. Mascagna per Peri, dopo un passaggio di Pontoni, ad allargare verso destra per Feliziani, che la dà allarga verso De Simone. Buono il dribbling di De Simone che poi la dà Gnazzi, prova ad accentrarsi, non va. Qua fallaccio su Peri, di nuovo fallo anche, su Peri, anche un calcio dopo. Con ribattuta diciamo. Eh sì. Qua Mascagna, palla. Eccolo che se ne va. Danno una cinquina sulla schiena. Prova a metterla in mezzo di sinistro, anticipo di un difensore eccolo del. Da fuori. Eccolo qua. Il gran gol di Peri. Da fuori. Da fuori aria trova la doppietta. La doppietta personale e come la regia si supporta con il gol.
giocatori che vedevano solo in NBA, sì, che non li toglie. Intanto qua rimane anticipa, intanto il gol è di Peri, il non di Toglie. Sì, ricordiamo il gol di Peri. Sì, e qua palla per Pontoni, prova ad allargare verso Feliziani, la ridà centralmente sulla... Ah, è qui, eh? Qua, sì, il dribbling instinct. Sì. Però modalità dribbling on, chi troppo vuole nulla stringe, disse il mio collega quando stavamo rivedendo il video. Ecco, qua forse un po' troppo spavaldo il Montella, ha sentato Pontoni di testa ad anticipare. Bellissimo intervento di uno dei pilastri, lotta del Montella, lotta di pani su tutti i palloni. Sì, qua ad allontanare sempre prova, i pani, mezza, diciamo, il portiere esce tranquillamente, prova a rimettere subito il pallone, ma trova Feliziani che anticipa d'altronde come sempre. Tanto Ignazio ad allargare verso De Simone si l'aggiusta, prova il cross anticipato da uno dei difensori del Tor Sapienza. Intanto Pontoni, intanto i minuti scorrono, Andrea e Eusebi qua raccatta il pallone tranquillamente, rimessa laterale dalla sinistra del Tor Sapienza. Okay. Non lo so, l'abbiamo lasciato. Sì. Quindi, tanto ecco, palla di Matani che si appoggia egregiamente su Formaggi che prova a destra. Da fuori, un destro poteva essere pericoloso. Sì, poteva essere pericoloso. In traiettoria. Intanto colpo di testa di Formaggi, evento nazionale. Ancora palla per Formaggi. Eccolo, proprio il numero 10 del Monterosi che trova un passaggio per Gnazzi, prova un mancino. Palla ancora sul fondo. Intanto eccolo il portiere del Tor Sapienza, assoluta del Monterosi, sì, sì. Durante questa partita sono andati nella metà campo nostra mezza volta, non c'è stato gioco. Intanto Monaci, grande intervento a cercare Matani di prima verso Ripani, qua non ci arriva. Eccola, però il ecco, destro, attenta forse un mezzo autogol, sì, però dove arriviamo, però lo diamo buono a Ripani, sì. Volentieri a Ripani che si merita questi gol, solo volta a casa. Eccolo. Su assist di Madani, tanto ecco tanto la regia ci aiuta con il gol e noi ricordiamo la fine con me. Tanto cambio gioco di Pontoni verso Feliziani, intanto il gol di Ripani, ricordiamo che il gol di Ripani. Tanto qua Feliziani a cercare Matani di prima verso Formaggi, quanto basta. Fallo laterale dalla sinistra del Monterosi, eccolo Pontoni a battere la rimessa. Il mister osserva soddisfatto 3. La squadra. Abbraccia con 7. Sì, abbraccia con 7, ma soddisfatto perché voglio dire è bottino pieno questa volta. Sì, intanto De Simone di testa verso Ripani, viene anticipata. Bel tiro al volo, Da lontanissimo di Feliziani, così trova il fondo. Tanto Matani, grande intervento su uno dei difensori del Tor Sapienza. E si va al tuo triplice fischio del... Ci siamo, triplice fischio finisce il direttore di 7 gara. A 1 per i biancorossi. Quindi possiamo dire più che soddisfatti, sì. No? A trovano parte... la seconda vittoria su 2 in questo torneo, chiamato torneo Tiki-Taka. A parte delle piccole... soddisfazione. No, soddisfazione delle piccole inesattezze da parte un po' di tutti, quelle che ci stanno sempre, però ottime giocate, ottima squadra. Tu che dici? Secondo me questa è una delle migliori partite che abbiamo fatto durante questo mese e diciamo questo torneo secondo me ci sono ottime possibilità. Poi giovedì prossimo appuntamento sempre qui al campo del Tor Sapienza contro la Roma femminile per la terza partita dei gironi e noi vi lasciamo qui dai Mascagna è tutto buonasera e arrivederci.